Buonasera, buonasera e benvenuti in questo appuntamento pomeridiano con Eric Altiere. Siamo connessi con Giacomo.
Buonasera. Buonasera, cosa vedremo oggi, Giacomo? Tra l'altro ho il monitor che sta dando problemi. Bene, bene. Oggi vedremo il direttore artistico Nicola Cavallaro che ci farà un breve tutorial su come magari ripristinare dei vecchi prodotti che abbiamo disponibili a casa e magari vogliamo migliorarli, vogliamo riaggiornarli un po' il tutto. Quindi vedremo questa breve rappresentazione della tecnica prettamente e dei consigli tecnici che magari ci può dare a noi profani del settore della vernice. Vediamo intanto se riusciamo a collegarci con Nicola, perché Nicola è in campagna, quindi i mezzi sono, diciamo, un po' di fortuna. Vediamo un attimo. Nicola, ci sei? Ciao ragazzi! Ciao Nicola, ti vediamo un po' a scatti, però si vede, si vede. Dai, l'importante è che ci vediamo, è da tanto tempo che speravo di vedervi, non vi posso riabbracciare fisicamente, ma vi lancio un abbraccio virtuale caloroso. Benvenuti a questa diretta, grazie al rigattiere. Ringrazio molto il rigattiere appunto per l'opportunità che mi sta offrendo. Noi da un po' di tempo collaboriamo appunto con il mondo delle rigattiere, perché noi ci occupiamo, abbiamo un'azienda che si occupa di andare a ripristinare dei mobili o qualsiasi genere di mobile che possiamo avere a casa, anziché andarlo comunque a buttare o, come dire, eliminarlo, dobbiamo pensare prima che si possa sempre dare nuova vita a tutto ciò che abbiamo. E oggi vi darò una piccola dimostrazione di questa sedia, come potete vedere. È una sedia che normalmente andrebbe eliminata perché comunque è graffiata, la vernice è andata via, ci sono parecchi danni. Attraverso i nostri colori noi abbiamo questa linea di colori che si chiama Rasen Basel, che sono dei colori fantastici. Perché? Perché ci permettono di andare a dipingere un mobile senza fare dei trattamenti particolari. Ad esempio, io su questa sedia, come potete vedere, mi basta solo con una semplice spugnetta andare a dare una piccola carteggiata soltanto per togliere le impurità che possono esserci sopra, quindi andare piano piano senza andare a fare un lavoro di andare a togliere tutto il materiale che c'è di sopra, e dopodiché posso già iniziare la trasformazione di questo oggetto. Io già mi ero preparato i pennelli, in questo caso sto usando un grigio, un viola e un soil che è un grigio scuro, perché al momento mi trovavo questi e quindi sto adoperando questo tipo di colore. Niente, come vi dicevo, è molto semplice, veramente, soprattutto in questo periodo che siamo in un certo senso costretti a stare a casa, quindi siamo chiusi nelle nostre quattro mura, abbiamo la possibilità di andare a riprendere comunque qualsiasi tipo di superficie con molta facilità, è molto semplice da utilizzare. Si prende il colore senza diluirlo, si va appunto a intingere il pennello sopra e si va a dare la prima mano di colore. Come potete vedere, la prima mano si deve dare molto velocemente senza starsi lì a curare se copre o meno, perché poi con la seconda mano di colore andremo a coprire totalmente la parte, diciamo, che stiamo dipingendo. È molto semplice. Poi la cosa bella di questi colori è che non abbiamo nessun odore, non fanno male, quindi possono essere anche utilizzati dai bambini, e per questo che ad esempio si possono utilizzare anche per camerette, per bambini, perché sono molto molto naturali, sono colori ad acqua. E vi ripeto, molto semplice la tecnica da andare a utilizzare. Questo è un grigio scuro, la nostra cartella colori. Noi abbiamo su più di 30 colori da poter utilizzare. Questi colori nascono prevalentemente per creare quegli effetti chiamati shabby chic,
ma realmente si possono anche utilizzare per andare a creare degli effetti anche moderni, perché abbiamo dei colori molto vivaci e si possono veramente utilizzare per qualsiasi tipo di stile che si voglia creare. Adesso sto passando, come vi dicevo, la prima mano molto velocemente, perché è un colore a base di gesso e quindi asciuga velocemente. Non ha bisogno, come dire, di tempi di asciugatura molto brevi. Dopodiché io passerei, vediamo un po', qui mi trovo prendo un altro pennello e visto che abbiamo in questa sedia, come potete vedere, mi piaceva giocare con queste divisioni che crea già, e io ad esempio andrei a utilizzare questo splendido viola che noi abbiamo e lo metterei su tutta questa parte qui. Come potete vedere, vi ripeto, la prima mano basta passarla molto veloce e la seconda mano che andrà a coprire bene il tutto. Ed è veramente semplice. A parte questo, comunque è un modo anche per tenersi impegnati. Speriamo che alla riapertura delle attività, come dire, vi invito a venirci a trovare. Noi abbiamo lo showroom a Catania in Viale Cosentino 43, di fronte a Bruno Euronics, dove appunto potete trovare tutta la gamma e i prodotti per creare appunto il vostro mobile, no? Ma se non volete, come dire, non avete il tempo per poterlo fare, noi abbiamo anche chi può realizzarlo per voi. La cosa bella è che questi lavori vengono fatti anche a domicilio, non avete bisogno di portare il mobile in laboratorio, ma c'è una squadra che viene direttamente a casa vostra e farà il tutto a casa vostra senza andare a smontare il mobile e senza appunto costi ulteriori di trasporto. Ecco, come vedete, adesso sto passando questa prima mano di viola. Io ad esempio andrei a fare questo con il viola perché poi la parte restante la vorrei fare con un altro grigio che noi abbiamo. Ecco qui. Come potete vedere, esempio, farei questa parte qui in basso col viola. Questi sono colori che normalmente la maggior parte delle persone li acquista tramite internet perché non ci sono molti rivenditori di questo genere di pittura a base di gesso. Noi abbiamo trovato la collaborazione con questa azienda, vi ripeto, la nostra marca di colore si chiama Ras & Dazzle, è un'azienda che produce questo colore maltese. Infatti saluto anche il nostro fornitore. Ciao, Alex, un bacione, spero di rivedervi anche voi presto. Devo dire che sono dei prodotti veramente ottimi, di una qualità eccezionale e hanno anche un buon rapporto qualità-prezzo. Quindi come dire, vi esorto poi a provarli perché oltre alla facilità di utilizzo hanno una buona resa. Considerate che noi abbiamo in vendita tre misure, di cui la prima è questa qui di 200 ml, poi abbiamo quello da 500 ml e quello da 1 litro. Considerate che con un barattolo da 200 ml riuscireste a fare per intero anche una sedia, ad esempio, del genere, quindi due mani, riuscite a passare tranquillamente e ha il costo di 10 euro soltanto, quindi considerate che con 10 euro potrete cambiare l'aspetto già un mobile. Poi per chi deve fare ovviamente dei lavori più grandi, quindi più pezzi, più mobili, potete acquistare ovviamente le misure più grandi. Ma già vi ripeto, è un ottimo prodotto, una resa molto ottimale che garantisce appunto di poter fare parecchia superficie già con un po' di colore.
vedete la prima mano velocemente, quindi non sto lì a guardare se ha coperto benissimo o meno, perché mi interessa dare appunto la base della prima mano, dopodiché passerò alla seconda mano. Andiamo qui, farei anche questo velocemente qui. Perfetto, e adesso passerei al nostro grigio chiaro, così magari
Adesso vado a fare il piano. Scusa il disturbo, Nicola, volevo nel frattempo approfittarne. Magari se spiegavi qualche lavoro di cui mostrerò delle foto, per esempio in questo caso possiamo vedere in sovraimpressione questo armadio. Sì, so questa è praticamente una, sì, sì, è una camera da letto. Sì. Che facciamo vedere magari il lavoro signora... finito. Sì, se tu vedi infatti la signora ha acquistato questa camera da letto, ma essendo che non amava, diciamo, il colore scuro, ha voluto cambiare e dare più luce a questo armadio insieme al trittico. Era proprio una camera da letto e abbiamo creato questo effetto con questo colore, diciamo, beige, un beige molto chiaro, e poi abbiamo dato con un altro colore, un senape, abbiamo, come dire, evidenziato i rilievi che aveva già la camera. La cosa bella di questi tipi di lavoro è che non si va a rinunciare al mobile di qualità, perché se voi considerate che oggi per acquistare un mobile in legno massello servirebbero veramente tanti soldi. Ma la cosa bella e importante qual è? Che la signora ha comprato all'interno del rigattiere questa camera da letto di ottima qualità, e l'abbiamo resa moderna attraverso appunto questo cambiamento con i nostri colori. La signora è rimasta contentissima, ha avuto quello che voleva, quindi un prodotto di qualità con un colore più moderno. E quindi quello che vi suggerisco è sempre questo: oggi il rigattiere offre questa possibilità di trovare veramente dei pezzi di ottima fattura, e non dovete pensare il colore, perché il colore lo possiamo cambiare, quindi possiamo prendere un bel pezzo di mobile che magari ha un'ottima struttura, e dopodiché il colore lo possiamo adattare al vostro ambiente molto semplicemente con i nostri prodotti. Ma anche per esempio, Nicola, un classico quando si restaurano, diciamo, le case è il cambio delle porte. In questo caso possiamo avere una porta, diciamo. Sì. Questa una porta che andava ad eliminata, esempio, vedendola così. Bravissimo. Bravissimo, una porta che normalmente quando si fanno i cambi viene eliminata, perché magari è graffiata, la vernice col tempo è andata via, ma dovete pensare però una cosa, che la struttura della porta è di legno, quindi una porta oggi in legno, se la dovreste comprare spendereste non meno di 200 euro. Questa signora, che la saluto, ci ha chiamato per vedere se si potevano appunto riprendere queste porte, e gli abbiamo creato queste porte color tortora molto bello, abbiamo rinnovato, sembra una porta quasi moderna comprata nuova, ma ha speso meno della metà, con il vantaggio di tenersi una porta di qualità all'interno e non comprare magari la porta di cartone che tra qualche anno si va a rovinare. La cosa bella è proprio questa, quindi noi possiamo agire su qualsiasi tipo di superficie, anche su superfici laccate, superfici laminate, e ovviamente sulla superficie laccata o laminata non andiamo a procedere come vi ho fatto vedere, cioè soltanto con una piccola carteggiatura, ma bensì andiamo a passare prima un primer
che va a fare da aggrappante per poi passare il colore. Aspettiamo che acciuga una mezz'ora, iniziamo a passare la seconda mano, soprattutto in queste fasce dove appunto ecco qua, vede, già sto iniziando a dare la seconda mano in alcuni tratti perché questo colore veramente asciuga molto ma molto rapidamente. Quindi non avete bisogno di attendere magari giorni per passare la seconda mano, ma basta veramente mezz'ora da una mano all'altra e potete già dare la seconda mano che va completamente a coprire la superficie. Scusa Nicola, se è possibile magari la videocamera spostarsi alla tua destra, perché fa un po' di contrasto con la luce dietro, viene un po' scura la sedia. Okay. Ecco, perfetto. Nel frattempo mostro anche un'immagine di come si può, diciamo, dare nuova vita a una cucina che magari uno vuole sostituire. Ecco, sì, in questo caso è la cucina. Le cucine. Certo. Allora, ad esempio, come puoi vedere in questa immagine, era una cucina dove la maggior parte delle persone oggi andrebbero a cambiare. Ma se voi considerate che appunto le ante di questa cucina, come la struttura, erano in legno massello, abbiamo riverniciato la cucina dando questo colore chiaro con un effetto da in brush che dà tipo un effetto come se fosse, come dire, consumata dal tempo, ma in realtà è un effetto che magari nella foto non si vede benissimo, ma considerate che è una cucina che ha degli ottimi vantaggi: il vantaggio di essere in legno massello, il vantaggio di essere una cucina strutturalmente in ottimo stato. Oggi tutti potremmo comprare una cucina con 600 euro, ma sappiamo benissimo che a livello strutturale non sono delle migliori. Invece, se andiamo a ripristinare quello che noi abbiamo, che magari strutturalmente è ottima, riusciamo ad ottenere in finale veramente un prodotto di altissima qualità. Bellissimo Nicola, anche questo tavolo che stavo guardando, questo tavolo a portafoglio, come è cambiato del tutto, magari mostro il prima e il dopo. Questo è il prima. Sì. Infatti se tu vedi anche il prima c'erano anche era rovinato, cioè quel tavolo aveva un problema, sai quando a volte spacchiano perché gli si è appoggiata la pendola calda di sopra e quindi si crea quella macchia, quell'alone, in più era glaciato. Succede spesso tra l'altro. Strutturalmente, bravissimo, strutturalmente era un tavolo di ottima fattura. E quindi la signora ci ha chiamato per capire se si poteva, se ne valeva la pena. Io appena ho visto comunque il tavolo, ho visto la struttura, gli ho consigliato appunto di andare a intervenire con i nostri prodotti. Ha scelto il colore, in quel caso ha scelto crema con un effetto cera antichizzata, che è molto bello perché crea quell'effetto, diciamo, decapè un po' rovinato. Ma è volutamente, appunto, quello è un effetto che andiamo a creare con le nostre cere. Adesso sto passando qui la seconda mano. Che poi, tra l'altro, Nicola,
qualcuno potrebbe pensare che magari costi tanto fare, diciamo, dare nuova vita, invece si risparmia parecchio. Si risparmia parecchio piuttosto che acquistarne uno già pronto. Certo, come ti dicevo poco fa, ad esempio, con l'esempio delle porte, no? Tu considera che una porta mediamente in legno, tu andresti a spendere non meno di 200-250 euro. Invece considera che noi mediamente le porte per intero, quindi tutta la porta e la struttura, le cornici e tutto, le facciamo per 100 euro circa. Quindi vai a risparmiare 100 euro, ma non è solo il risparmio dal momentaneo, ma bensì la durata nel tempo. Perché? Perché il prodotto che tu hai a casa di legno massello non durerà tanti anni in più rispetto a un prodotto di truciolare, di laminato, quindi la differenza sta proprio in quel passaggio. E non solo, Nicola, rispettiamo così anche la natura, diciamo la nostra mission di utilizzo, riutilizzo consapevole, anche perché parte da queste piccole cose. Oggi più che mai abbiamo appunto bisogno e dobbiamo sensibilizzarci a quello che è il riutilizzo delle cose, no? Perché magari siamo tutti abituati a questo consumismo frenetico, no? Di eliminare, buttare subito le cose, ma questa piccola parte che vi sto facendo vedere serve proprio a quello, serve a far sì che possiamo dare e allungare la vita degli oggetti che compriamo e comunque mantenerli in vita senza andare a sprecare, senza andare a fare inquinamento, come dire, a buttare le cose quando ancora sono in buono stato. Infatti. Ecco qua, faccio vedere. Un po' di musica, signor Giacomo, una base. Dai, via! Musica maestro!
Nicola, mostriamo anche i colori, diciamo, in primo piano, magari per far capire come si utilizzano. Quante passate bastano? Sì. Allora, considera appunto, come ho detto, io ho preso, diciamo, dei bicchieri, perché consiglio sempre di non utilizzare direttamente il barattolo, no? Perché se ad esempio io con il barattolo riesco a finire, quindi in giornata lo vado a consumare, posso anche prendere direttamente appunto il barattolo, aprire da qui e andare comunque a bagnare direttamente il pennello. Se invece io devo utilizzare una piccola quantità di colore, è preferibile appunto andarla a utilizzare in un bicchiere. Questo perché? Perché i colori ad acqua purtroppo si possono andare a contaminare e quindi vanno poi a rovinare comunque tutto l'involucro. Quindi io il consiglio che vi do è di versare il colore in un recipiente, in questo caso io ho utilizzato appunto il bicchiere. Ora, come potete vedere qui, io cosa ho fatto? Ho dato già la prima mano che già si è completamente asciugata. Dopodiché cosa faccio? Vado appunto a bagnare direttamente il pennello nel colore senza, vi ripeto, questi colori non si devono diluire, quindi vanno direttamente messi senza andare a diluire. Vado a passare la seconda mano. Avvicinati Giulia, qui, proprio qui dove do il colore, amore. Avvicinati di più. Come vedete è molto semplice, sto passando appunto la seconda mano. Quindi bastano due mani. Come potete vedere, già con due mani si va a coprire totalmente. La cosa bella di questi colori è che va, siccome è un po' autolivellante, è bello corposo, cosa fa? Va a togliere tutti i graffi, quindi una volta che è finito e si va ad asciugare non vedete più il graffietto assolutamente, perché lo va un po', come dire, a coprire. Fa da riempimento, diciamo. Dopodiché fa anche da riempimento. È ovvio che se abbiamo dei graffi evidenti, quindi dei solchi più evidenti, basta solo passare un po' di stucco per il legno, semplice stucco per il legno, lo potete trovare in qualsiasi ferramenta. In questo momento vedete, do la seconda mano, come potete vedere, e dopodiché vi farò vedere, diciamo, la gemella della sedia finita, perché ovviamente questi sono lavori che servono proprio a passare il tempo e a farci anche, no, stare un po' più spensierati in questo momento. Quindi io già mi ero preparato la sedia, diciamo, con il finale. Come potete vedere, nel frattempo, Nicola, magari ne approfitto per passare lo spot dei colori, così nel frattempo Completi la seconda mano. Ci vediamo tra un po', vi faccio vedere l'effetto finale, a dopo. Rieccoci qua, Giacomo, vediamo se Nicola è pronto, ci farà vedere la sedia finita, perché ovviamente i tempi per asciugare sono un po' più lunghi. Vediamo un attimo. Nicola, ci sei? Siamo? Ecco qua, benvenuti! Siamo ritornati qui, ecco, questo ad esempio è l'effetto che avevo dato a questa sedia. Come potete vedere,
dopo aver passato i colori, ho dato un effetto drying brush, si chiama, che è questo effetto, come potete vedere, questo tipo di effetto con il colore argento, in questo caso il nostro silver che potete vedere qui. Quindi cosa ho fatto io? Ho passato questo effetto bagnando la punta di un pennello, asciugandola in uno straccio e passarla velocemente per creare questo effetto graffiato, ma che è un effetto volutamente, no? Dato appunto appositamente per creare un effetto striato. Vedete un po'? Dopodiché ho passato la nostra finitura perché è importante passare come dire, la finitura dopo che si passano, diciamo, le due mani di colore, perché appunto queste finiture servono appunto a proteggerle per poterle lavare, quindi non si vanno a graffiare, le potete lavare tranquillamente, oppure utilizzare anche le cere. Noi utilizziamo anche come protezione delle cere neutre. Cere d'api che si possono utilizzare sia neutre ma anche delle cere colorate e danno veramente dei bei effetti, come appunto potevate vedere. Non so se c'hai altre fotografie, Fabio, da far vedere, da poter mostrare. Sì, Nicola, ne ho uno tra l'altro di un contromobile che magari uno può ritenere un po' vecchiotto o della nonna, e mostro anche come poi può essere rivalutato. Ecco, sì, questo è ad esempio un classico servante che tutti i nostri genitori, i nostri nonni hanno a casa e che sono veramente di ottima fattura, un'ottima fattura a livello appunto di struttura. E in questo caso abbiamo dato, non so se puoi far vedere come è stato cambiato, Ecco. ecco lì. Abbiamo utilizzato questo crocodile che è un verde molto tenuo con questo crema e abbiamo dato questo effetto cera. Se potete appunto notare, c'è questo effetto cera antichizzante sulla parte del crema. Questi sono i vari esempi, tanti esempi che si possono fare. Se tu giri, ci sono anche altri lavori da poter far vedere al nostro pubblico. Sì, ci tenevo a Se mostrarvi potete. questo perché mi piace tantissimo. Questo qua è spettacolare. Questo è un nostro. Questo è un contromobile che purtroppo qui forse la foto di com'era non c'è, ma vi Purtroppo non è posso disponibile. garantire che no, ma vi posso garantire che era veramente in pessime condizioni visive. La struttura era un'ottima struttura, ma era graffiato. La vernice era diventata opaca e abbiamo utilizzato questo nostro blu chiamato Blue Lagoon con un effetto drying brush sulle parti a rilievo. Come potete notare, si nota appunto quella parte bianca, sono tutti i rilievi e siamo andati a lavorare con il pennello asciutto il bianco, creando appunto questi effetti che servono per dare risalto a tutti i rilievi. Questo è un mobile molto molto particolare che tra l'altro è stato acquistato da voi al rigattiere, se non sbaglio. Ecco, qui abbiamo un altro esempio di come si può dare completamente nuova vita a un credenzone. Sì, questo è un credenzone anni 60. Come potete notare, abbiamo voluto valorizzare tutti i fregi che questo mobile propone, appunto utilizzando il nostro dark cream come colore di base, e poi abbiamo utilizzato una cera noce scuro proprio per dare risalto a tutti i fregi. Le cere danno questa possibilità di far risaltare tutti gli intarsi. E la cosa bella è che sono prodotti naturali, quindi vi ripeto, potete utilizzarli a casa senza nessun problema perché non fanno nessun tipo di cattivo odore, non sono tossici e quindi si possono utilizzare perfettamente a casa. Proprio per questo siamo appunto anche questo armadio. Questo è un armadio un armadio antico che questo cliente ha voluto
adattare per il suo ambiente, e abbiamo utilizzato la stessa tecnica del credenzone, quindi il nostro dark cream con questo effetto cera antichizzante molto caratteristico per dare appunto un effetto, come dire, un po' provenzale a questo mobile. Molto bello. Quest'altro è un altro esempio di un armadio a due ante che era color noce, molto mal ridotto, graffiato, e abbiamo utilizzato due colori. Come potete vedere, accanto c'è anche il comodino. Abbiamo utilizzato qui il French beige con il nostro soil, che è un grigio nocciolato, con finitura a cera, mentre sulla parte chiara abbiamo utilizzato la cera scura, sulla parte, diciamo, più scura abbiamo utilizzato la cera neutra, che è una cera completamente trasparente, ma che dà una patina di invecchiamento al mobile. Questo è molto bello, anche perché, vi ripeto, la struttura del mobile è molto interessante, è molto bella. Nicola, ripetiamo dove possiamo trovarti, dove si trova il Allora, negozio. noi abbiamo il nostro showroom in via Cosentino 45, di fronte a Bruno Euronics, dietro il Corso Sicilia. Ma la cosa interessante è che potete richiedere in tutti gli store il rigattiere franchising, perché all'interno ci sono delle postazioni dedicate appunto alle informazioni di tutti i nostri prodotti. Questi sono ad esempio due comodini che tutti voi conoscete, perché sono i classici comodini della nonna, ripresi con il nostro Blue Lagoon, vedete, con il drying brush bianco, e rinascono, diventano veramente delle cose uniche che potete sfruttare senza andare a spendere dei soldi in più per andare a comprare il mobile. Quindi è molto importante. E dopodiché, vi ripeto, noi tra l'altro ci stiamo adoperando, visto le misure che nella fase di riapertura ci saranno. Questo, ad esempio, come potete vedere, è anche un contromobile con il nostro Poma Great, che è un colore molto, è un rosso quasi porpora. E come vi stavo dicendo, ci stiamo adoperando per far sì che i nostri prodotti vi arrivano direttamente a casa. A breve vi daremo tutte le informazioni per come fare, basta scegliere appunto i colori e vi verranno consegnati a casa. E così potete dare sfogo alla vostra fantasia e riprendere magari un mobile che avevate pensato di eliminare. Tra l'altro, Nicola, ho la foto della sedia che stai facendo, magari con una migliore Sì. risoluzione. Sì. Sì, Ecco, non so se si vede. infatti, vedi, se tu... Sì, si vede benissimo. Se ti ricordi, quando abbiamo inquadrato all'inizio la sedia, era una sedia che chiunque avrebbe buttato nell'immondizia. Infatti. Ma vi ripeto, pensiamoci prima di fare questo, perché oggi con questa nuova tecnica semplice e veloce possiamo dare vita a tutto quello che appunto pensiamo di eliminare. Ma tra l'altro è in pochissimo tempo, Io Nicola, appunto. perché il tempo che abbiamo startato, diciamo, il video è già è finita. Sì, no, vi ripeto, la particolarità è proprio questa, perché i tempi di asciugatura sono molto rapidi, veloci, e vi consentono di ultimare un oggetto in poco tempo. Io ovviamente vi ripeto, all'interno del rigattiere troverete, perché poi abbiamo deciso con l'amministratore Rosario, che lo saluto, ciao Rosario, abbiamo appunto deciso di intraprendere questa collaborazione. Perché? Perché il mondo dell'usato si sposa perfettamente con questa mission, no? Con la mission del riutilizzo. Il rigattiere ha sempre avuto in primo piano proprio questa missione di sensibilizzare le persone al riutilizzo, e questa tecnica si sposa perfettamente con il mondo dell'usato. Quindi
quindi potete trovare all'interno del rigattiere dei pezzi veramente unici come forma, come design, e poi andarli a come dire, integrare attraverso i colori con quello che è il vostro ambiente, no? Quindi non ci sono più barriere, quindi anche se andate ad acquistare una cucina che non vi piace magari in quel momento il colore, possiamo realmente andarla a cambiare, a modificarla, rendendola per renderla appunto più idonea a quello che è il vostro ambiente, la vostra casa, il vostro ufficio. Quindi non esitate, speriamo di rivederci presto, di abbracciarci presto. Ciao Giacomino! Che dire, grazie Nicola. Ciao Nicola. Non so, magari ritornerai in live per far mostrarci magari altri lavori. Spero di rivederci al più presto, magari vi proporrò questa volta un'altra tecnica, ma l'augurio più grande è quello di rivederci presto, di riabbracciarci, e sì, speriamo infatti che questa storia finisca nel minor tempo possibile. E quello che vi posso dire, vi raccomando, utilizziamo le cose perché oggi è il momento. Un bacione da BCX Sicily. Ciao Nicola. Ciao Nicola, grazie. Grazie a tutto il nostro pubblico. Io manderò adesso uno spot. Scusa. Nicola, ci sei? Ciao. Ciao Nicola. Sì, appunto Fabio. Ciao. Abbiamo un'anticipazione. Ciao. Un'anticipazione di quello che ci sarà martedì 21 alle ore 18, dove ci sarà una professionista che ci mostrerà come dare nuova luce ai nostri ambienti, come posizionare bene il mobilio per creare, diciamo, un'armonia tra colori e anche per vivere meglio, perché se uno ha un ambiente armonioso, ovviamente ne ricava più in salute. Mandiamo lo spot e nel frattempo ne approfitto per salutare tutti nostri ospiti connessi. Grazie anche a voi. Grazie a tutti, sono Giovanna Spada e sono qui grazie all'azienda Il Rigattiere che mi ha dato oggi l'opportunità di farvi compagnia come ospite. Per noi professionisti, quale modo migliore per occupare questo momento utile del Covid-19 dove tutti siamo a casa? E per me non c'è tempo migliore che dedicarmi a voi. Ma soprattutto devo anticiparvi qualche argomento che parlerò poi per la puntata del 21 martedì alle ore 18. Di cosa vi parlerò? Innanzitutto parleremo del colore, l'importanza del colore e quanto influenza la nostra mente e quanto può influenzare da un punto di vista anche fisico. Poi parleremo anche dell'influenza che ha sull'ambiente. Il colore non è determinante, ma soprattutto non è come spesso si definisce colore fine a se stesso. E allora su questo argomento poi andremo ad approfondire molte cose interessanti che vi riguardano. Dopo parleremo anche dell'innovazione, della sostenibilità, parleremo soprattutto del tempo che denaro, importante, scopriremo in che modo, parleremo dello shopping. Innanzitutto dobbiamo iniziare ad essere più consapevoli dei nostri acquisti e quindi dobbiamo capire perché compriamo. Effettivamente siamo spinti dall'impulso o compriamo solo per necessità, ma questi sono dati che già si sanno, in realtà noi compriamo per tanti altri motivi che scopriremo quale. Poi parleremo appunto del restyling, l'importanza appunto di creare e rinnovare gli ambienti. Anche questo è qualcosa di molto importante. Io quando parlo di ambiente non è solo dedicato alla casa, ma è dedicato anche a noi stessi, alla nostra anima, al nostro modo di interagire con noi stessi e soprattutto poi con gli altri. Ecco, io vi aspetto a questo punto martedì 21 alle ore 18. Mi raccomando, insieme a me, non mancate. A presto.